una lavoratrice dipendente? Sì, sì, sono una lavoratrice dipendente da 5 anni. Liliana ha 30 anni, è sposata, ha 2 figli e lavora in un centro estetico. Sa che a partire dal prossimo mese la sua busta paga sarà leggermente più pesante? Sì, sì, ho sentito parlare di questo, mi fa molto piacere perché non avendo lavorato per 2 mesi è un aiuto in più. Con il taglio del cuneo fiscale sulle buste paga che diventa effettivo da luglio, ci sarà un aumento degli stipendi. Il vecchio bonus Renzi passa da 80 a 100 euro. Una buona notizia per i lavoratori dipendenti, soprattutto per chi come Liliana durante il lockdown è rimasto senza reddito. Per saperne di più, decidiamo di andare insieme da un commercialista. Lei Liliana, lavoratrice dipendente, possiamo fare un calcolo in base alla sua busta paga? Prego. Quanto è la busta di netto al mese? 1200 euro. Quindi 1200 sono 1500 lorde per 13 mensilità, quindi lei rientra perfettamente nel beneficio, avrà un aumento di 20 euro rispetto agli 80 che già aveva prima, quindi un totale di 100 euro in più in busta paga. Gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di italiani con redditi fino a 26.600 euro lordi. Chi invece non ha detrazioni fiscali resterà escluso. La criticità più importante è che chi già ha un reddito basso e non paga IRPEF non ha alcun beneficio, quindi chi ha un reddito inferiore a 8.000 euro, come per esempio può essere un barista, un commesso a 600 euro al mese. Oltre alle fasce deboli, a restare fuori sono le partite IVA. Vuol dire che le differenze sociali aumentano, perché aumenta la forbice fra chi è più ricco e chi è più povero. Quindi chi già non aveva continua a non avere, chi già aveva continua ad avere di più.